Ciao, io sono Silvia, una delle insegnanti di Colibrì Corsi di Lingua Italiana. Oggi vi parlo dell'esame CELI 2I Cittadinanza che corrisponde al B1 Cittadinanza. Oggi parliamo dell'esame CELI 2I solo orale perché c'è l'emergenza Covid, quindi i prossimi esami saranno orali. L'esame orale serve soltanto per richiedere la cittadinanza italiana e non per altri scopi. Quanto dura l'esame orale? Dura 12-15 minuti. Avrai di fronte a te due esaminatori, uno parla con te, ti fa le domande, dialoga con te, l'altro ascolta e sceglie i materiali da sottoporti, da farti vedere durante l'esame. L'esame è costituito da 5 prove. La prima prova è la tua presentazione, quindi parlerai di te, dei tuoi studi, eventualmente del lavoro. Questa parte dell'esame, questa prima parte, non è valutata nel punteggio generale dell'esame, ma è importante perché? Perché aiuta gli esaminatori a conoscerti. Quindi, ad esempio, se tu hai figli che vanno a scuola, o se ti piace lo sport, o se hai cercato e trovato lavoro, parlane perché così loro magari durante l'esame ti faranno parlare di scuola, di lavoro, di sport. La seconda prova è una prova di descrizione di un'immagine, di una fotografia. Gli esaminatori ti fanno vedere quattro fotografie. Tu hai 20 secondi per scegliere due fotografie su cui parlare. Allora, è una prova di descrizione, quindi ti servono espressioni come c'è, ci sono, espressioni con stare più gerundio, lui sta leggendo, lei sta correndo, ad esempio. Puoi anche dire delle tue impressioni. Ad esempio, mi sembra una bella giornata, mi sembrano contenti. Poi dalla foto l'esaminatore può chiederti altre cose, ad esempio, ti piace leggere, ti piace fare sport, cosa fai nel tuo tempo libero? Terza prova. In questa prova devi fare un confronto fra le due culture, quella dell'Italia e quella del tuo paese di origine. I temi su cui potrebbero chiederti un confronto sono ad esempio la famiglia, il matrimonio, la scuola. Diciamo che ci sono comportamenti o abitudini che sono diverse nelle due culture. In una sono normali, nell'altra possono sembrare strane. Tu devi avere questa capacità di confrontare questi due comportamenti diversi o uguali. Se sono diversi, dici in Italia è così, invece nel mio paese si fa in quest'altro modo. Oppure se sono uguali i comportamenti e le abitudini, dici in Italia è così, come nel mio paese. Quarta prova. Questa prova può sembrarti un po' più difficile. In questa prova l'esaminatore ti farà una domanda su un tema di educazione civica, come ad esempio il diritto allo studio, il diritto al lavoro, il diritto a un giusto stipendio. Tu devi parlare di queste cose prendendo anche dalla tua esperienza personale, quindi devi parlarne in modo semplice. Quinta e ultima prova. Questa prova si chiama role play. In pratica è un dialogo che fai con l'esaminatore. L'esaminatore ti parla di una situazione, ad esempio siete ad una festa e tu incontri lui che rappresenta un amico che non vedi da tempo. Allora cominciate a parlare, tu devi rispondere alle sue domande, devi farne tu e devi anche raccontare un po' di te, cosa hai fatto, i tuoi desideri, se lui ha avuto dei problemi lo incoraggi, gli dai consigli. Qui quella che viene valutata è la tua capacità di portare avanti un dialogo. Quindi devi essere un po' attore,
Devi immaginarti in quella situazione come se fosse reale. Attento solo a usare un linguaggio formale se parli con una persona che non conosci bene e un linguaggio informale se invece parli con un amico. In tutto l'esame vale al massimo 20 punti, ma superi l'esame con un minimo di 11 punti. E adesso, se vuoi prepararti con noi all'esame, scrivici e poi seguici sul nostro sito, su Facebook, YouTube e Instagram. I link li trovi sotto in descrizione. A presto! Ciao ciao!